Benvenuti a Il punto trasmissione settimanale di approfondimento sui temi di politica, economia e attività istituzionale dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Oggi in studio i consiglieri Carla Casciari del Partito Presidente, Democratico, buongiorno. Sergio De Vincenzi per il Gruppo consigliare Ricci buongiorno, Presidente. Buongiorno. Allora cominciamo con l'attualità prima dei temi attinenti proprio alla politica regionale, comincio da Carla Casciari perché da qualche giorno il suo partito, il Partito Democratico, riempie pagine e pagine di giornali, si parla di scissione, scenari futuri, la domanda che voglio farle è eh, ci saranno anche in Umbria delle possibili ripercussioni di questo scossone che agita il PD? Beh, sicuramente è una situazione fluida, dinamica, dovuta naturalmente a un referendum che ha definito insomma, un quadro eh, anche qui diverso eh, rispetto e eh, una volontà, poi alla fine è una volontà. Popolare, visto che c'è stata una grande affluenza e su questo il Partito Democratico si sta riassettando con uh, un, uno strumento democratico che è quello del Congresso. Uh, in una fase difficile, devo dire, insomma, per l'Italia e anche per l'Umbria, visto che siamo impegnati nell'emergenza terremoto e anche in altre importanti insomma, situazioni. Eh, che ci vedono mh, in prima linea come partito di governo, eh, quindi credo che una, con una grande responsabilità, eh, continuando il lavoro che è quello amministrativo, visto che eh, la regione e anche altri importanti comuni sono governati dal Partito Democratico, eh, si condurrà questo percorso. Io, eh, a oggi eh, non, non ci sono dati ufficiali di eh, gruppi nuovi, diciamo così. Eh, aspetteremo, oggi c'è l'Assemblea e quindi da oggi parte la fase congressuale. Insomma, saremo impegnati anche dal punto di vista eh, riorganizzativo, quello che eh, non vorrei e che siano appunto eh, personalismi a prevalere, ma un obiettivo eh, di un vero Partito Democratico che è quello al quale credo, cioè una pluralità eh, di espressioni e anche di sensibilità. Eh, che guardano a un'Italia che sappia in qualche modo rialzarsi e quindi anche intraprendere le strade riformiste importanti. Perfetto, De Vincenzi, vista dall'opposizione invece la situazione com'è? Lei è spostato sul versante liste civiche ormai a tempo pieno al fin dalla sua elezione. Allora che scenari si prefigurano? Ah, eh, intanto anche questa diciamo, realtà del PD ci descrive un fatto fondamentale, eh, in parte eh, diciamo, era anche atteso per certi aspetti, nel senso che quando si fanno le fusioni a freddo e non c'è una vera identità di fondo omogenea in un partito, poi eh, in questo senso i rischi sono alti, eh, soprattutto quando poi intervengono delle derive personalistiche. Eh, questo l'ha sottolineato la collega. Eh, il problema di fondo oggi della politica è l'individualismo, il personalismo e eh, la mancanza di obiettivi comuni per il bene comune. E questo riapre, credo, il dibattito politico anche all'interno del centrodestra, in tutti i partiti, in tutti gli schieramenti, perché <coughs> nessuno è esente da questo virus. Eh, Sant'Agostino diceva nel 400, eh, se allo Stato oh, togliamo la giustizia, restano le bande eh, di ladri. E questo è quello che stiamo osservando, cioè l'interesse personale di gruppi di potere. Chi ci rimette è il cittadino perché non ha più nemmeno riferimenti nel bene comune. Basta vedere i servizi come sono ridotti, e sono diciamo, privatizzati nell'interesse di pochi e, e vengono molto spesso diciamo, penalizzate le esigenze dei più deboli. Quindi da questo punto di vista è una grande occasione per una riflessione nel Paese e chiaramente qui localmente per ritrovare le ragioni di un fare politica nell'ottica del bene comune sicuramente. Allora entriamo anche nei temi specifici che fanno parte proprio dell'attività dell'assemblea legislativa. C'è un atto importante già iscritto all'ordine del giorno in aula, quindi si tratta di votarlo ed è il piano sociale. Per chi non sapesse cosa sia, il piano sociale è un documento molto corposo in cui la Regione decide come indirizzare il proprio aiuto, appunto, nel, nel welfare, nel sociale, quindi verte molto sulle esigenze delle persone non autosufficienti, ma anche il sociale di tutti i giorni, delle persone e dei servizi. Allora partiamo proprio da qui, Carla Casciari, con questo atto che racchiude tantissime cose, io l'ho. Eh, diciamo riassunto così, un documento che contiene tante politiche che la Regione farà proprio per, per chi ci ascolta, per la cittadinanza. Sì, certamente il piano sociale insieme al piano sanitario è un atto fondamentale perché riguarda le persone, quindi si preoccupa e si occupa eh, da una parte della salute, il piano sociale e l'altro del benessere eh, delle, dei nostri cittadini. In un momento di crisi nel quale abbiamo bisogno, eh, anche con scelte politiche a volte un po' coraggiose, eh, di eh, rispondere alle nuove emergenze. Eh, le nuove emergenze che sono quelle di Umbra che è cambiata, eh, sia dal punto di vista eh, di possibilità di lavoro, grandi crisi industriali che hanno portato nuove povertà. Di un'Umbria fatta di una, diciamo, una larga parte di popolazione over 65, siamo una delle due regioni con un indice di vecchiaia più alto e quindi politiche eh, che pensino da una parte alle nuove emergenze, quindi famiglie giovani, eh, coi bambini, eh, famiglie giovani che scelgono eh, e vorrebbero e eh, quindi strumenti per diventare. Eh, per rimanere indipendenti, autonomi e dall'altra invece eh, politiche diciamo, un po' più classiche che sono quelle legate eh, appunto alla, alla non autosufficienza, io aver 65 ma anche vorrei dire a una a popolazione non autosufficiente più giovane. Quindi nel piano sono compresi eh, e anche diciamo così, impostati eh, nuovi obiettivi, eh, nuove frontiere eh, che riguardano un po' eh, anche un'impostazione nuova eh, del Fondo Sociale Europeo che è eh, un fondo che per la prima volta l'Europa ha destinato anche alle persone nel senso non soltanto eh, come sussidio al lavoro e quindi come ammortizzatori ma anche come invece un aiuto eh, a fare rialzare le persone, un sussidio che possa eh, spingere l'autonomia delle persone. E su questo eh, la Giunta regionale, quindi anche il piano sociale lo riporta, c'è cioè un grande investimento economico, eh, una larga fetta di questo fondo europeo è destinato a queste politiche, quasi più, più o meno 55 milioni di euro, eh, che serviranno anche ad affrontare eh, nuovi percorsi, nuove emergenze. Eh, in, eh, accanto a questo naturalmente... Eh, riconfermati i fondi per la non autosufficienza, i fondi del sociale eh, che eh, garantiranno invece diciamo una eh, sussistenza dei servizi già in atto. Eh, quindi mh, questo è un po' il quadro generale, quindi è un uh, piano sociale molto partecipato perché la Giunta lo ha portato in tutte le zone sociali, c'è un perno centrale che sarà quello di una eh, progettazione una diciamo così discussione territoriale, eh, le zone sociali non è altro che un'unione eh, non sono più comuni insieme che discutono di servizi. Non ci possiamo più permettere un piccolo comune un servizio, ma invece una visione eh, diciamo d'insieme dove però eh, ci sia garantito tutto a tutti, naturalmente eh, nelle, eh, nella, diciamo, nelle rime poi eh, del, dell'ISE e quindi del reddito che farà eh, la differenza. Si può dire allora che la regione detta le linee, però i protagonisti veri della realizzazione di questi investimenti, ecco, di questi effetti per la popolazione saranno proprio i comuni, cioè le zone allora, questo... I che conoscono i territori e conoscono anche le famiglie, le emergenze, le situazioni. Giusto? Sì, certamente, la nostra Umbria, anche se eh, diciamo molto piccola, eh, è molto variopinta, è variegata, insomma, eh, quindi ogni eh, zona sociale, quindi ogni aggregazione di comuni eh, ha proprie peculiarità e anche eh, conosce bene quali sono le dinamiche territoriali e quali emergenze affrontare per prime. Eh, Un'altra novità importante che è stata avviata dalla precedente giunta ma che finalmente vede diciamo, eh, la sua conclusione è la strutturazione di un sistema informativo, cioè eh, non solo quindi dati che riguardano le persone dal punto di vista sanitario ma anche eh, i servizi e il welfare, quindi il sociale eh, che viene eh, un po' più codificato, questo perché eh, diciamo, tutti possano sapere chi fa cosa e quindi cosa su quella persona, eh, qual è, diciamo, il, la presa in carico vera della persona e eh, evitare doppioni, evitare, eh, diciamo, confusione e sovrapposizioni di interventi, ma soprattutto evitare che nessuno ci pensi e nessuno eh, diciamo, poi arrivi invece a soddisfare il bisogno delle persone. Quindi questa eh, della, del sistema informatico la ritengo una grande, una grande opportunità, eh, anche perché permetterà alla Regione, avendo i dati poi in mano, eh, di aggiustare il tiro, di programmare meglio e di avere anche i dati di spesa delle zone sociali. Ecco, ne abbiamo parlato un po' diffusamente perché sennò eh, rimane una parola un po' appesa al piano sociale della Regione. Cerchiamo di capire anche cosa fa effettivamente la Regione. E passo a lei, consigliere De Vincenzi, perché tra l'altro lei è anche vicepresidente della commissione che si occupa del... Sociale, quindi naturalmente segue in primissima persona questo sì. quest importante atto. Naturalmente le cose che ci fanno piacere è che ci siano una discreta quantità di fondi, parliamo eh, fra tutte e due le, le, le quote importanti sui 70 milioni di euro. Quello che dispiace è che, cioè quindi fra fondi europei sostanzialmente vari fondi nazionali e regionali. Il piano è triennale. Ecco, per Ecco, volevo, capire volevo arrivare a in questa, tre anni. Quindi volevo dire. Ecco, in tre anni, poi in realtà dovrebbero essere leggermente più perché i fondi europei dovrebbero essere spalmati fino al 2024, 2020, 2024. Eh, il problema di fondo è che arriva oggi un piano sociale eh, dall'ultimo che è stato fatto nel 2010-2012, quindi è lungamente atteso dagli eh, umbri e eh, però ahimè eh, risponde a delle logiche sia di eh, strutturazione eh, quindi di programmazione vecchie che eh, avranno con sé dei bonus importanti. Innanzitutto, eh, diciamo, eh, privilegia un welfare di tipo distributivo, cioè tutta una serie di risorse che verranno distribuite eh, sulla popolazione secondo criteri che poi verranno identificati eh, prevalentemente sulla base reddituale, quindi l'ISEE. E poi l'altro aspetto è che invece non si tiene conto che bisogna ormai entrare in una logica di welfare generativo, in che senso? Nel senso che le diverse realtà che sono coinvolte eh, nelle necessità, nell'affrontare o nell'offrire nell servizi, comunque devono generare diciamo, delle, dei valori aggiunti per sostenere l'impatto di questo welfare. Giustamente eh, la collega eh, Casciarri eh, eh, ricordava che siamo una regione vecchia, forse la più vecchia d'Italia. Allora, le misure che in realtà. Eh, per, diciamo che servono, per, mh, previste da questo piano per favorire la natalità e quindi la coesione familiare, ci sembrano eh, assolutamente eh, marginali. Eh, D'altra parte bisogna anche dire che viene messo tutto in un calderone elencando una serie di eh, attività, di, di Iniziative che eh, però non sono quantificate in termini economici, quindi in realtà noi non sappiamo la giunta alla fine a cosa darà privilegio e questo è il vero problema. Così come eh, parlando di, autosu di non, eh, su autosufficienza è, è stato introdotto un eh, diciamo, assegno di sollievo, ma di questo assegno di sollievo, che pure è previsto dalla normativa collegata al PRINA, non, non sappiamo in che misura potrà essere usufruito da parte delle famiglie. In realtà ci sembra più che altro un, veramente un piano vecchio che non, ha, eh, non parte dalle basi eh, di conoscenza delle reali esigenze del territorio. Eh, diciamo questo perché ecco, la collega ha ricordato il SISO, il sistema informativo eh, organizzativo. Eh, Meno male che si, si, si dice che andrà in regime, però non ci dimentichiamo che questo è figlio di un'altra proposizione che era il SISA, cioè il Sistema Informativo Assistenziale, che eh, doveva partire dieci anni fa. Quindi, noi oggi andiamo a fare un piano, o meglio, la Giunta farà un piano che eh, verrà ratificata da questa, dalla maggioranza del Palazzo, ma senza una certezza degli interventi che saranno messi in campo, perché non si conosce eh, le necessità a pieno che sono presenti sul territorio. Soprattutto può essere nota la, eh, le necessità, per esempio parlando di non autosufficienza, collegate a, alle residenzialità quindi le strutture comunque eh, che fanno capo in una misura al controllo regionale, ma tutte le necessità domiciliari, queste sono scarsamente note. E allora noi avremmo preferito che si, partisse, si fosse partito veramente dalle zone sociali, cioè dalle singole necessità dei comuni e quindi ripartendo dal basso, avendo il quadro oh, complessivo delle necessità, riarticolarle sul territorio. Ma soprattutto se noi non diamo, se questa regione non dà le opportunità alle giovani coppie, alle famiglie in crisi di potersi riorganizzare e di poter anche mettere in campo e programmare un futuro, noi non risolveremo certo il problema del welfare regionale, lo aggraveremo perché non avremo né nuove risorse né tantomeno famiglie in grado comunque, e qui rientro nel nell'ottica di un welfare eh, rigenerativo per sostenere dentro le famiglie le necessità eh, che si creano, quindi sia il disagio giovanile, sia la non autosufficienza, tutta una serie di questioni che è lungo di, da affrontare in questo contesto, ma eh, le quali sono decisamente centrali e che poi vanno a investire vari aspetti della società. Non e ultima punto anche debole, la sicurezza, punto debole secondo lei scarsa attenzione alla natalità, visto che regione vecchia questo, invece è questo, ben contemplata questo nel Questo è centrale, cioè se noi se l'Umbria non inverte questo trend, eh, noi non andremo da nessuna parte, ma questo si ricollega anche all'economia, l'abbiamo fatto più volte questo discorso. I giovani sono quelli che consumano, che richiedono servizi, che richiedono attenzioni da parte del sistema stesso e generano una domanda, un mercato Interno. In più c'è da dire, e qui magari concludiamo visto il tempo che stringe, eh, è un piano che non è coordinato con, le al con gli altri piani regionali, con il le altre, sanitario. Eh, il sanitario, perché quando noi parliamo di non autosufficienza eh, noi non possiamo scollegare eh, le necessità delle persone dall'individuazione delle patologie, dal, dal seguire tutta una serie di situazioni. Ecco. Comunque il documento sarà in aula praticamente alla prossima riunione dell'Assemblea legislativa. Eh, oh, Carla Casciari può replicare se vuole integrare. Io ah. ho anche un altro argomento, un'altra domanda. Prego: sicuramente su questo tema. Eh, la Regione Umbra ha fatto una scelta cioè di destinare appunto un. Una fetta di bilancio e anche un piano specifico che è il piano regionale della non autosufficienza, inteso come un sostegno alla domiciliarità. Quindi non può stare assolutamente nel piano sanitario, quello è una parte diversa, di, eh, fa parte appunto del percorso in acuto e della riabilitazione. Ma il PRINA eh, sta nel piano sociale proprio perché ha una valenza diversa rispetto all'assistenza sanitaria, ma vuole essere un intervento sociale di eh, sostegno. Alla non autosufficienza presso eh, appunto il domicilio per garantire eh, l'autonomia possibile e non sanitarizzare eh, l'intervento. Ecco perché mh, eh, diciamo trovano allocazione nel piano sanitario. In questo senso si intersecano. In ogni caso un atto che eh, rilevava De Vincenzi da 5 anni doveva essere aggiornato, quindi venga assolutamente sì, sì. perché ce n'è bisogno. Fortissimo. Volevo un altro argomento che. Eh, coinvolge di nuovo il sociale, ma anche il sanitario e addirittura la sicurezza. Si parla non solo qui in regione, ma so anche al comune di Perugia, dove De Vincenzi tra l'altro è presente di ludopatia, cioè del contrasto al gioco d'azzardo, perché il gioco d'azzardo prolifera, non ho nemmeno gli ultimi dati aggiornatissimi, ma insomma, un anno fa in Umbria soltanto ci sono eh, più di 10.000 persone che hanno difficoltà, cioè non è che giocano al lotto, hanno difficoltà, hanno una dipendenza da gioco d'azzardo, infatti il business complessivo supera il miliardo di euro in Umbria, con tutti i problemi economici che le famiglie hanno, si trova più di un miliardo per giocare d'azzardo, quindi è un problema. Allora, qui eh, c'è la legge che contrasta la ludopatia e lei, Carla Casciari, da poco ha presentato un puntello ulteriore su questa legge, quali sono insomma, le ultime su questo tema? Ma intanto sì, siamo stata una delle regioni, tra le prime regioni che nel 2014 dopo un lungo travaglio ha, ehm, ha avuto la sua legge regionale di contrasto, lo ricordo, al gioco d'azzardo patologico, che ha classificato patologia, quindi ha una classificazione eh, come fosse una dipendenza senza sostanza, una dipendenza proprio d'altro. Eh, tanto che il decreto Balduzzi nel 2012 lo aveva eh, diciamo, considerato un intervento mh, sanitario, quello della presa in carico di chi purtroppo cade in questa bruttissima trappola. Lo ricordava anche gli umbri eh, non ne sono esenti, purtroppo anche i giovani. In un'accezione diciamo, in una, in un, un po' più difficile, che è quella del gioco online, col quale ancora non riusciamo a trovare una forma eh, di controllo eh, sufficientemente eh, diciamo, adeguata, eh, la legge regionale ha trovato già le sue applicazioni, perché dal 2014 è stato istituito un numero verde regionale eh, a disposizione. Purtroppo del giocatore, ma anche della famiglia. Io invito eh, anche. Ehm... I cittadini umbri ad informarsi se vedono qualche campanello di allarme, soprattutto gli anziani nei centri sociali, i giovani se percepiscono che c'è appunto un disagio dei propri coetanei, in qualche modo ad avvicinarli, eh, ad avvicinarsi loro, magari per essere sentinelle anche avvicinare chi eh, cade in questa trappola che lo ricordava anche per l'Umbria sta diventando una piaga. La legge eh, quindi oltre al numero verde ha istituito un centro regionale di riferimento che è il CERT, eh, quindi il centro eh, di, della, presso l'ASLA di, eh, di Foligno. Eh, è partita la formazione anche per gli operatori, per i gestori delle sale da gioco. Che sono diverse dalle sale scommesse e la, il mio intervento è stato proprio questo, anche raccogliendo un po' un tema che eh, era venuto nel comune di Perugia, un'emergenza, quindi l'apertura di una sala scommesse eh, tra tre scuole, una materna, una media e una, eh, ahimè, eh, scuola elementare, per un totale di 1500 persone che gravitano intorno a questo posto. Eh, da qui appunto eh, la mia intenzione di far entrare anche le sale scommesse che... Ehm... Sono quelle diciamo ritenute in passato meno impattanti sulla salute pubblica perché ci si gioca, ci si giocava almeno nella loro iniziale veste: alto, 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 cavalli, calcio, quindi scommesse, diciamo, più in qualche modo più, 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 più definite, se le possiamo chiamare così. Eh, c'è stata una sentenza a dicembre del 2016 che ha eh, equiparato come pericolosità per la salute pubblica sia le sale gioco che le sale scommesse, quindi non solo le videolotteri ma anche le sale scommesse eh, e quindi su questo eh, ho eh, chiesto appunto adesso la, la proposta di legge eh, andrà presto in commissione credo dom tra domani e dopodomani che anche le sale scommesse possano essere assoggettate alle limitazioni nell'apertura delle sale gioco, quindi anche le sale scommesse lontano dalle scuole, dai luoghi di culto, dai centri di aggregazione giovanile, dai centri di aggregazione anziani, e questo diciamo, è il cardine della proposta, e anche le, i gestori delle sale scommesse devono essere, diciamo, inform informare e fare un corso di formazione per capire quanto può essere pericoloso quello che eh, diciamo eh, tutti i giorni, ahimè, eh, propongono ai cittadini. Quindi una restrizione in questo senso ehm, e anche il comune di Perugia eh, ha modificato il proprio regolamento, un altro comune è il comune di Gualdo Tadino, il comune di Assisi quindi anche un po' sulla scorta di quello che sta succedendo e su una giurisprudenza nuova che ci permette di intervenire anche sulle sale scommesse che fino a oggi erano solo autorizzate dalla questura per l'apertura, quindi non passavano eh, se non per i criteri urbanistici, ma insomma dalla. Dalle limitazioni dei comuni, invece di assoggettarle anche queste, quindi alle limitazioni, quindi lontano dai luoghi sensibili. luoghi Legali, ma perlomeno non davanti a una scuola o a un centro sociale. De Vincenzi, eh, però eh, il problema c'è perché. Si sente questa. È visto forse anche come ultimo tentativo di. Cioè, dato che purtroppo no, il questo, lavoro manca, quel... le cose vanno male, allora si prova col gioco. Cioè, sì. da che parte questo? No, questo aspetto indubbiamente era dovuto di questo adeguamento normativo e ben venga. Però eh, questa la questione della ludopatia, ludopatia nasconde l'ipocrisia di questa società, ma anche di questo Stato che ha generato una serie di situazioni che vanno a colpire i più deboli, cioè coloro che non hanno la capacità di opporsi rispetto a un richiamo, come accennava lei, eh, rispetto a una vincita facile, a una ipotesi di sistemazione eh, tipo win per life eh, o cose del genere che evidentemente non, non possono rappresentare l'obiettivo di una vita. Insomma, ecco, eh, lo Stato da questo punto di vista non svolge la sua azione fondamentale di tutela del più debole. Quindi su questo sarebbe da aprire un eh, capitolo di riflessione importante perché di fatto poi noi dobbiamo correre appresso a tutte le storture che si generano, a tutte appunto malattie come in questo caso la ludopatia ma così ne potremmo ricordare anche altre, e non ci sarà welfare che sarà sufficiente a tutelare e a supportare chi si trova invischiato in queste dinamiche. Per cui l'ideale eh, diciamo, eh, sarebbe intanto aprire una riflessione seria anche in Regione per andare alla radice delle questioni stesse e proporre anche una modalità di società diversa. Questo è fondamentale e su questo dovremmo trovarci tutti d'accordo per il bene dei nostri cittadini soprattutto di quelli più deboli e quelli più deboli sono giustamente è stato sottolineato i più giovani che però ahimè sono anche quelli più eh, diciamo, eh, tecnologicamente adeguati e quelli più esposti a un rischio che ormai supera eh, le, diciamo, le vie cittadine, perché non è che chiudendo o impedendo l'azione di una sala scommessa o una sala gioco riusciremo a risolvere il problema. Eh, è, una, è una norma che ci dobbiamo come amministratori, però il gioco online diventa la vera questione e la vera frontiera che chiaramente non possiamo affrontare a livello locale, ma dal livello locale dobbiamo chiedere al nazionale, quindi al Parlamento, di operare con modalità diverse. E non è ammissibile che lo Stato lucri comunque una serie di introiti che poi dovrà pagare con gli interessi per rioffrire al, al, diciamo, nel locale degli strumenti per poter operare che saranno sempre insufficienti, perché poi il danno in sicurezza, cioè tutta una serie di dinamiche si creano e che veramente rasenta la follia. Il tempo è scaduto, le contraddizioni sono emerse, e vi tocca in un certo senso porre riparo a dei danni che vengono fatti comunque in pompa magna perché c'è grande anche pubblicità di queste maxi scommesse televisive prima e dopo e durante le partite. Insomma, sembra tutto bello. Io chiudo con una. Cosa che ricordo dal, dai miei studi di matematica eh, applicata e le possibilità, eh, all'epoca c'era il totocalcio, di fare 13 erano una su 1.356.000, quindi insomma non è facile cercare di vincere i soldi. Questo sono anche meno con i nuovi sì, giochi, con i nuovi giochi <ride> che, che conosco molto meno, ai miei tempi si, era, era quello e quasi solo quello, il lotto. Bene, grazie, sì. il tempo è finito, arrivederci alla prossima settimana.